importante incontro oggi a Gardone Riviera per quanto riguarda il Lago di Garda, la nuova costituita oramai associazione Lago di Garda Lombardia. Silvia Razzi, assessore al turismo della provincia di Brescia, Gelmini, Cavalli, neoeletto presidente, insomma un bel colpo per il Lago di Garda, speriamo che poi funzioni. È un parterre importante, un assessore regionale bresciano, un consorzio che unisce in realtà del pubblico e del privato, il più grande consorzio di Lombardia, penso sia di buon auspicio per un territorio come il Lago di Garda che sviluppa 6.500.000 presenze l'anno, il 72% del turismo bresciano lo fa questo importante bacino. Dobbiamo continuare a lavorare in squadra, crederci e fare una seria promozione turistica sia in Italia che all'estero. Onorevole Maristella Gelmini, finita la maratona, il Presidente della Repubblica non ha voluto mancare a questo incontro la mattina successiva a Gardone Riviera per il Lago di Garda, il Lago di Garda finalmente unito per il turismo. Beh, intanto questa mattina abbiamo raggiunto un traguardo davvero significativo, perché da anni si parlava dell'urgenza di unire i due consorzi del Lago di Garda sotto un'unica bandiera. Oggi abbiamo raggiunto non solo l'obiettivo di avere finalmente il Consorzio Lombardia, ma di fare afferire poi questo consorzio al Garda Unico, che riunisce anche altre regioni. Questo per fare sistema, per fare rete, per sostenere gli operatori che comunque riescono a mantenere un numero di presenze molto significativo anche in tempo di crisi. Quindi sarà questa scelta, si dimostrerà lungimirante anche in vista di Expo 2015, in vista del prossimo appuntamento della BIT, la Borsa Italiana del Turismo, e certamente aiuterà anche le amministrazioni comunali, le province, regioni a incanalare gli sforzi economici verso una promozione sempre più mirata ai mercati internazionali, una promozione sempre più pensata e volta a valorizzare un lago straordinariamente bello come il Lago di Garda, che ha in sé molte eccellenze, molti aspetti che lo rendono unico e quindi una meta molto ambita dai turisti di tutto il mondo. Appena costituito questo consorzio del Lago di Garda, nel frattempo anche la Regione Lombardia si è dotata del suo assessore al turismo. No, un amico, il presidente della provincia di Brescia, Alberto Cavalli. Credo che per il Lago di Garda siamo fortunati di avere un assessore che dedicherà parte delle sue iniziative, del suo interesse al Lago di Garda. Beh, essere l'assessore al turismo, ma anche al commercio, al terziario, ai servizi di Regione Lombardia è una grande responsabilità, e lo è soprattutto in terra bresciana, come giustamente sottolineavi, lo è in particolare sul Garda. Perché il patrimonio turistico che vive, che cresce, che lavora intorno a questo lago è una componente fondamentale del turismo lombardo. E qui infatti ci sono il 25% circa delle presenze complessive in Regione Lombardia, più di 6 milioni di visitatori l'anno. E questa è davvero anche una grande opportunità di crescita, sia pure in una stagione così difficile come quella della crisi economica che stiamo vivendo. Avere partecipato oggi a questo incontro con tante realtà gardesane, avere sottolineato la nascita del Consorzio Unico Garda, mi pare un segno davvero che può dare nuove prospettive per il futuro. In fin dei conti, unire in rete il pubblico e privato, unire i tanti operatori turistici e non solo di questo territorio, è un percorso che si era già avviato quando ero presidente di provincia. Sono lieto di averlo visto compiersi, realizzarli, e da qui si può partire per fare insieme, razionalizzando le spese, migliorando l'efficienza dei servizi e delle prestazioni, di più per il nostro Garda. Assessore, già da tempo gli assessorati provinciali al turismo del lago, delle tre regioni, delle tre province, si sono incontrati, si incontrano, riusciremo? Questa del consorzio è una prova tangibile, ma anche a livello di province, avere quella famosa regione, si parlava di abolire province e fare dei comprensori, potrebbe essere il comprensorio del Lago di Garda? No, io non sono in grado di fare previsioni su quello che alla fine si deciderà in merito agli enti province. Naturalmente ricordo positivamente la mia esperienza di presidente della provincia di Brescia,
mi rendo conto che i tempi sono cambiati, che la crisi economica e non solo economica che stiamo vivendo suggerisce di rimodulare la pubblica amministrazione e di riconsiderare questi enti. E inserisco, se me lo permetti, il disegno del Garda nel progetto di macro regione che ha lanciato e che intende realizzare entro la fine della legislatura regionale il presidente Maroni. Si tratta di uno sforzo importante, non di una creazione artificiale, perché corrisponde alle necessità di un territorio che davvero è un'unica realtà urbana e infrastrutturale, da Torino fino a Venezia e più in là fino a Trieste, della quale Lombardia è il perno centrale. In quest'ambito, credo, con questo perimetro, in questa dimensione, si potrà meglio valorizzare il Garda come una realtà unica, singolare e che grazie attraverso questa sua unicità, questa singolarità, può contare sempre di più nei mercati nazionali e internazionali del turismo.